Ciao bambini, oggi parleremo di tecnologia. Insieme noi cercheremo di capire quando è nata la tecnologia. Ok? Allora, pensate che tutti gli strumenti che noi utilizziamo, ad esempio lo smartphone, il computer, il microscopio, hanno radici lontane. È molto, molto importante capire che la tecnologia ha radici lontane. Dobbiamo tornare indietro, 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 fino alla preistoria, a quando l'uomo habilis incominciò a scheggiare le pietre. Quando l'uomo ha iniziato a lavorare i materiali, durante il Paleolitico è nata la tecnologia. Guardate gli esempi, ci sono i disegni dei primi chopper scheggiati da un solo lato, fino ad arrivare a questi esempi di amigdale. Ah, questa pietra scheggiata da entrambi i lati che ha la forma quasi di una mandorla. Utilissima, tant'è vero che l'Homo sapiens con questi costruì ogni cosa: armi, le punte delle lance, raschiatoi, aghi per cucire le pelli. Insomma, possiamo dire che è stato incredibile. Per cui, bambini, io vi ho aiutato un po'. Ma voi leggete con molta attenzione a pagina 48-49 del libro giallo. E mi raccomando, in attesa di rivederci a scuola, dovete sapere che io vi abbraccio tutti. Un grande, grande abbraccio a tutti quanti. Ciao!